La sensazione che si prova quando si trova una tomba è una sensazione incredibile che è quella di recupero della memoria. Tu ti rendi conto in quel momento che stai salvando, stai documentando un tassello della storia che alla fine è anche la nostra storia. Se ciò che è esaltante del mestiere dell'archeologo è il recupero del passato e il mistero della scoperta, il ruolo fondamentale dei musei è quello di rendere la memoria storica collettiva e fruibile ad ogni livello. Per riuscirci è necessario che i musei non siano semplici custodi di un passato messo in vetrina, ma diventino autentici luoghi di formazione e di incontro per tutte le generazioni. Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e SISSA di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, con una destinazione comune: superare le definizioni rigide troppo accademiche alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Sidecar oggi troviamo Christian Greco, direttore del più antico museo egizio al mondo, quello di Torino, che sotto la sua direzione si è radicalmente trasformato, diventando uno dei luoghi di cultura più innovativi in Italia. Insieme a lui, Adriano Di Giovanni, fisico sperimentale del GSSI, attivo nell'ambito delle missioni spaziali per la rilevazione dei raggi cosmici e appassionato sostenitore dello sviluppo di tecnologie applicate ai beni culturali. Attraverso le intersezioni tra l'archeologia e le nuove tecnologie, scopriremo le possibilità che oggi hanno i musei di ripensare il proprio ruolo all'interno della società, come luoghi di memoria collettiva, di fusione e crescita culturale. Cristian, innanzitutto benvenuto, grazie per aver accettato di partecipare a questa puntata di Sidecar. Grazie mille a te, sono io, grato a te e a voi per questa intervista, anche perché io soffro un po' sempre da umanista, di come noi veniamo considerati, soprattutto nel nostro paese, devo dire, non all'estero. Io ho lavorato 17 anni in Olanda. E era normale che un classicista, uno storico, l'attuale primo ministro e storico, un egittologo, potesse poi, dopo aver finito il suo percorso di studio, dottorato di ricerca, nel caso lo volesse, andare a lavorare in prestigiose aziende, e veniva molto valutato il fatto della capacità analitica, della disamina delle fonti, di avere un pensiero indipendente. In Italia invece mi rendo conto, molto spesso anche in convegni accademici, mi è capitato poche settimane fa di ricevere un invito in cui c'era scritto "Ci apriamo a scienziati e umanisti". E io subito ho risposto, ho detto "No, scusate, a parte che noi in italiano facciamo questa differenza, no? In tedesco la Wissenschaft è quella declinata qualunque essa sia, ovvero quella che riguarda l'uomo e tutte le discipline che mettono l'uomo al centro, e quello che riguarda l'ambiente in cui l'uomo vive e la sua interrelazione. Per cui ti ringrazio particolarmente per questo, mi fa piacere che abbiate pensato a me non in quanto me, ma in quanto anche rappresentante di una categoria che molto spesso, non so, in Italia si pensa che noi facciamo gli eruditi, o ci occupiamo di cose che riguardano pochi, e non invece di quanto studiare, in senso diacronico, l'uomo e il suo passato ci possa poi dare delle risposte molto importanti per il presente. Io inizierei con, diciamo, la prima domanda che mi ero preparato. In realtà l'ho un po', diciamo, rivista questa mattina perché in pratica ho accompagnato, insomma, mia figlia al campus estivo e le ho detto che avrei intervistato probabilmente il più importante egittologo, sicuramente il più importante egittologo che conosco, ma soprattutto il più importante egittologo in circolazione. E poi insomma, le ho chiesto: ma tu da grande cosa vorresti fare? E lei chiaramente mi ha risposto: l'archeologo.
Allora, siccome anch'io e penso la maggior parte dei bambini abbiano attraversato questa fase di voler fare da grande l'archeologo, io ti volevo chiedere come hai fatto a restare coerente con questa scelta, insomma, per tutto questo tempo. Forse è stato quel fanciullino di cui parla Pascoli, che ho continuato ad ascoltare, che non ho voluto sopprimere, non l'ho voluto far tacere anche di fronte a scelte che potevano sembrare irrazionali. Guarda, per me l'antichità, e lo è tuttora, è sempre stato un rifugio, un luogo in cui si poteva togliersi, astrarsi dalla contemporaneità in cui viviamo, entrare in relazione con personaggi del passato, chiedere loro consiglio e da quella prospettiva poi riguardare l'attualità che stiamo vivendo. E quindi la risposta che ti potrei dare, forse perché sono sempre stato un po' un disadattato, perché non mi sono mai sentito a casa nella contemporaneità e mi sono sempre sentito a casa invece in un passato lontano da noi, e sai quando trovi quasi davvero un'empatia, una sintonia di pensiero, una condivisione di valori, e questo per quello ho resistito nonostante le avversità, perché io lo ricordo molto spesso ai ragazzi, la via è estremamente faticosa, sono discipline molto complesse che richiedono uno studio costante e non forniscono una prospettiva lavorativa. Mi ricordo tanti anni or sono di aver conosciuto una persona in Olanda, ero in palestra, e gli chiesi: ma tu cosa fai? E lui mi disse: ah, sono ingegnere informatico. E poi e dico: ma che lavoro fai? E lui mi disse: I have a job offer a day, mi offrono un lavoro al giorno. Io riflettei e pensai: ma da egittologo sei fortunato se ti arriva un'offerta di lavoro in tutta la tua vita, in sostanza. Per cui non è un percorso semplice, anzi è un percorso accidentato, però un percorso che io rifarei sempre, rifarei perché mi ha permesso davvero di approfondire un mondo al quale mi sono sempre sentito legato in qualche modo. E sai perché non ho rinunciato? Perché mi rendo conto ogni giorno di più, in maniera innanzitutto socratica, di sapere pochissimo, so di non sapere, so che le domande anche semplici che mi può rivolgere un visitatore, che possono apparire semplici all'occhio del nuovo specialista, per lo specialista sono davvero complesse, e ci rendiamo conto che su tantissimi aspetti ancora non abbiamo delle risposte, delle lacune enormi del nostro sapere. E poi perché approfondendo gli studi mi sono reso conto che fare l'egittologo alla fine per me è un modo per conoscere me stesso, è un modo per conoscere le domande esistenziali che uno si pone, è un modo per conoscere quali sono i limiti della nostra esistenza. C'è un bellissimo libro scritto da Barry Camp, Egypt, Anatomy of a Civilization, che nel terzo capitolo, dedicato all'età del bronzo, dice come ancora noi tutti oggi viviamo all'età del bronzo, come in quel periodo si siano sclerotizzate degli aspetti del comportamento, siano state fissate delle regole che riguardano ad esempio i riti di passaggio, che riguardano l'amministrazione, che riguardano il ruolo dello Stato e della Chiesa, che riguardano lo sviluppo dell'amministrazione pubblica, che è un qualcosa che ancora oggi ci troviamo ad affrontare. E quindi non potevo abbandonare, se vuoi uso una metafora, il mio cordone ombelicale con la vita, l'unica fonte che ho per capire chi sono. Bellissima riflessione. So che tu sei anche molto attivo sul campo. Cosa provi quando magari ti trovi di fronte all'apertura di una tomba, di una porta che per secoli, per migliaia di anni non è mai stata toccata da nessuno? Cioè, qual è la sensazione? Allora, devo togliere un po' di romanticismo alla psicologia, perché io lavoro sul campo da 20 anni e non mi è mai capitato di trovare una tomba intatta che non fosse stata pesantemente depredata già in antico, perché noi lo sappiamo. Peraltro ci sono questi papiri molto importanti conservati al British Museum, The Robbery Papyri, che ci dicono come già in età faraonica, in età ramesside, a partire dalle tombe dei sovrani, subirono
visite non gradite e i corredi furono spogliati più volte, quindi non mi è mai capitato di entrare in un contesto in cui io potessi dire dopo 2000 o dopo 3000 anni sono il primo che entra, e quindi è rimasto un contesto intatto. Mi è successo però nel 2001 di trovare nella cappella sud-est della tomba di Mary Knight, che era un importantissimo funzionario responsabile del tempio dedicato al dio Aton, sia ad Amarna, la nuova capitale voluta dal faraone Akhenaton, sia a Mennefer, ovvero a Menfi, che è stata per tre millenni la capitale politica amministrativa dell'Egitto. Ebbene, abbiamo trovato nella cappella sud-est, mentre stavamo scavando, ci ha chiamato un operaio dicendo venite subito, e cominciavano a emergere dalla sabbia due teste, e abbiamo trovato in quella cappella una diade, una statua doppia di Mary Knight e della moglie Anuja. Era la statua di culto, la statua a cui si portavano offerte, perché conteneva il Ka, la forza vitale del defunto, che è rimasta intatta in quella in quel momento, in quel luogo, ed è rimasta intatta per così lungo tempo. Arrivarono subito le autorità egiziane e la statua fu rimossa e portata immediatamente al Museo del Cairo, dove oggi si trova in un posto nella sala dedicata ad Amarna. La sensazione che si prova quando si trova una tomba, anche se depredata, però si trova un'iscrizione, si trova il titolo e si trova il nome, è una sensazione incredibile, che è quello di recupero della memoria. Tu ti rendi conto in quel momento che stai salvando, stai documentando un tassello della storia, che alla fine è anche la nostra storia, perché quello che avvenne nella sponda sud del Mediterraneo possiamo dire anche predeterminato chi siamo noi oggi. Ed è quello la soddisfazione meravigliosa, capire che stai riportando in vita e stai facendo in modo che torni ad essere ricordato un nome che magari non si conosceva o che era stato dimenticato. Adesso volevo chiederti una cosa che va, diciamo, più sull'aspetto tecnico del tuo lavoro. Io, vabbè, lavoro in un campo che apparentemente potrebbe essere, diciamo, un po' ortogonale alla, diciamo, alla tua tipologia di lavoro, però sono diciamo, consapevole del fatto che è un approccio interdisciplinare, anche se oggi l'interdisciplinare è una parola che viene messa e utilizzata in molti curriculum senza poi dare una declinazione probabilmente giusta al valore di questa parola. Ti volevo chiedere, tu cosa ne pensi, cioè qual è la tua visione dell'intersezione tra scienza, tecnologia e appunto il tuo lavoro, l'archeologia? Trai vantaggi e chiaramente puoi produrre avanzamenti nella tua ricerca utilizzando degli strumenti che magari originariamente non erano propri dell'archeologia, ma più legati al mondo scientifico? La risposta è assolutamente sì. Io appartengo ancora a una generazione in cui, quando si andava ai congressi 20 anni fa, ci facevano vedere i sarcofagi e nessuno mai ne commentava la materialità. I sarcofagi erano semplicemente il contenitore in cui vi erano dei capitoli del Libro dei Morti, quindi ti facevano vedere le varie foto e dicevano: ah, qui abbiamo il capitolo 125, il capitolo 110, il capitolo 156, eccetera. Ora le cose sono profondamente cambiate, l'aspetto della materialità degli oggetti che noi conserviamo è diventato fondamentale. Uno dei progetti di ricerca che io seguo personalmente dal 2009 è quello del cosiddetto Vatican Coffin Project, con il coordinamento dei Musei Vaticani e della dottoressa Menta, sul riutilizzo, ad esempio, dei sarcofagi, come i sarcofagi del terzo periodo intermedio molto spesso riutilizzino sarcofagi precedenti. E come riusciamo a capire tutto questo? Beh, innanzitutto per la diagnostica per immagini, quindi la foto a colore normale, all'ultravioletto falso colore, l'infrarosso, sono tutte tecniche che vengono adottate per capire ciò che abbiamo davanti. E poi interveniamo ovviamente con la radiografia, con la TAC, interveniamo anche, ove necessario, anche se cerchiamo di limitarlo il più possibile, con campioni, per esempio il SEM-MDS, che ci permette di vedere la stratigrafia del campione che abbiamo, e quindi non solo l'eventuale riutilizzo, ma anche di capire
quali sono i pigmenti utilizzati, se era stato utilizzato l'orpimento, se c'è il blu egizio, qual è la sovrapposizione dei vari pigmenti. Lo stesso dicasi per i resti umani, dove ormai le TAC sono all'ordine del giorno, dove ci sono anche nuove sperimentazioni per cercare di capire come si possano fare delle indagini diagnostiche virtuali, in cui quando ve ne sia una domanda necessaria riusciamo anche a fare intervenire sul materiale genetico e fare delle analisi del DNA. Quello che in questi vent'anni in cui io mi sono dedicato alla disciplina abbiamo assistito sempre di più, ed è uno sviluppo molto positivo, è che ci sia adesso un costante dialogo ex ante, ovvero non capita quasi più che ci sia il collega di fisica, di chimica, o il collega ingegnere, architetto che viene dal Politecnico e ti dica: ah, dobbiamo provare, abbiamo questa nuova metodologia di ricerca, o abbiamo questa nuova metodologia di analisi, o abbiamo questo nuovo apparato diagnostico, perché non lo sperimentiamo al Museo Egizio? Quello che avviene è il dialogo anteriore, cioè io che dico: ma le grandi domande egittologiche al momento sono A, B, C, ci piacerebbe capire quale fosse la tecnica costruttiva di questo, o come possiamo penetrare all'interno di un oggetto. E in questo dialogo i colleghi di altre discipline individuano quali possono essere i percorsi che ci possono portare a ottenere i risultati sperati. Ecco, io quindi credo molto, io non la chiamo interdisciplinarità, la chiamo più multidisciplinarità, ovvero io credo molto nella squadra in cui ognuno possa portare anche in maniera verticale il suo sapere, in un dialogo costante con l'altro, ascoltando l'altro, capendo quali sono le necessità e cercando di intervenire in modo equilibrato. Del resto l'archeologia non può che essere così. Quando Howard Carter nel 1922, quest'anno celebriamo il centenario, trovò la tomba di Tutankhamon, la prima cosa che fece è cercare di formare la squadra, dal fotografo Harry Barton a Lucas, che era un chimico esperto di cultura materiale, che poi scrisse quel libro che è ancora la Bibbia, Material and Technologies of Ancient Egypt, proprio basando sull'analisi costante che doveva intervenire sul campo, perché non si poteva rimuovere un oggetto, si rischiava che gli oggetti si polverizzassero, e quindi bisognava capire come intervenire anche a livello di conservazione. Penso anche che il passo ulteriore che abbiamo fatto oggi è che l'applicazione delle cosiddette scienze dure e di questa multidisciplinarità non sia solo finalizzato alla conservazione, ma abbiamo finalmente capito che è un elemento epistemologico importantissimo, un elemento di conoscenza, e che assieme possiamo formulare delle research question, delle domande che ci permettano davvero di comprendere fino in fondo il valore della cultura materiale che conserviamo. Se uno guarda, diciamo, a entità internazionali, molti paesi si sono già mossi nella costruzione di programmi di formazione di personale che appunto esce dai programmi di formazione con un titolo e con un'expertise, soprattutto multidisciplinare. Ragazzi che magari non sono interessati totalmente a un particolare topic di un determinato programma di scienza, di fisica in particolare, ma appunto delle persone che si sentono invece più attratte a poter affrontare tematiche come appunto l'archeologia, che necessitano di approcci da più lati. Quindi io mi chiedo, e chiedo soprattutto a te cosa ne pensi, se il nostro paese, diciamo, si muoverà verso la programmazione di formazione multidisciplinare in termini di corsi di laurea e di dottorato, che, diciamo, a parte alcuni gioielli del nostro paese, mi riferisco per esempio all'ABEC di Firenze e altri istituti che hanno capito e adottato già questo tipo di approcci, mi chiedo se in generale prima o poi vedremo anche noi, insomma, nel nostro paese sorgere questi nuovi programmi. Guarda, ti ringrazio per questa interessantissima domanda e ti dico anche che noi stiamo un po' lavorando con il Ministero per le Politiche Giovanili
per vedere se si possa avere un approccio addirittura negli anni che precedono l'università, perché io dico sempre, al Museo Egizio non si dovrebbe venire semplicemente in quarta elementare quando si studiano gli Egizi, ma si dovrebbe venire per scoprire la matematica e la geometria preeuclidea, si potrebbe venire per capire cos'è un XRF e per esempio studiare la tavola periodica analizzando i vari oggetti che noi abbiamo e far capire come lo studio delle cosiddette STEM può avere applicazioni diverse, quindi magari persone che non abbiano come ambizione quello di passare la vita in laboratorio o in istituto a sviluppare formule matematiche possono capire che vi è un'applicazione importantissima nei beni culturali. Quindi questo percorso però deve iniziare secondo me molto presto. Io è da anni che scrivo e ripeto come in questo paese non venga sfruttata la forza che hanno i musei. Noi continuiamo a utilizzare i musei per fare una gita una volta all'anno, mentre dovrebbero diventare aule di formazione permanenti. Pensa che François Arago nel 1838, quando inventò la daguerreotipia, ne diede annuncio all'Académie Française, lo mise subito in relazione all'Institut d'Égypte e disse: pensate adesso, con questo nuovo macchinario potremmo andare in Egitto e documentare milioni e milioni di geroglifici. Quindi c'è quasi una separazione nella mentalità comune fra il concetto di ricerca e innovazione, anche tecnico-scientifica, e quello che fanno i musei. Concetto che invece è ribadito nella nostra Costituzione, perché l'articolo 9 della Costituzione dice: la Repubblica tutela il patrimonio culturale e la ricerca tecnico-scientifica. Quindi dovremmo ripartire dall'articolo 9, dovremmo rendere i musei luoghi di formazione permanente per giovani e meno giovani, suscitare anche tramite musei degli interessi per le cosiddette scienze dure e sviluppare poi corsi di formazione che possono portare molte persone ad avvicinarsi a queste materie. E ti dirò di più, c'è un altro problema enorme che all'Italia e che io da operatore museale non riesco a comprendere, ovvero in Italia non esiste museum studies. Non esiste il fatto che esiste all'estero, cioè tu all'estero ti puoi iscrivere per 5 anni, lo puoi fare in Olanda, lo puoi fare al Louvre, lo puoi fare in Inghilterra, a Leicester ad esempio, e studi per 5 anni Museum Studies, ovvero il museo come nacquero i musei, qual è la loro ontologia, qual è il loro significato, come si possono sviluppare, quali sono le questioni etiche che riguardano i musei, come il museo sia un luogo non solo di conservazione della memoria, ma di formazione della memoria, come ci si debba interrogare su una relazione fra materiale e immateriale, come il museo in quanto luogo di distruzione possa magari attraverso le nuove tecnologie tornare a ricostruire dei legami fra i disecta membra, a ricostituire il paesaggio, eccetera. Allora c'è da chiedersi come mai in un paese come il nostro, dove ci sono 4.667 musei, non si sia ancora pensato di dare la possibilità ai nostri giovani di formarsi sull'ottica di museum studies. Perché ti do un altro esempio: i musei si stanno dotando ormai quasi tutti di uffici di comunicazione con persone molto competenti che sappiano cercare di tradurre i contenuti scientifici e renderli accessibili a un pubblico più ampio possibile. Però come fa un museo a comunicare se non sa chi comunica? Se Giocoforza non conosce i suoi pubblici, e non li conosce perché non abbiamo sociologi, antropologi, filosofi che lavorano al nostro interno, cioè noi dovremmo davvero ripensare anche le professioni museali, capire che il museo non è una società sospesa, che opera all'interno della collettività, ripescare e ridare valore all'articolo 9 della Costituzione e anche all'articolo 3,2. Io sono persuaso che il museo sia davvero in prima linea e possa addirittura più dell'università togliere tutti gli ostacoli che impediscono lo sviluppo armonico della personalità. Di più dell'università lo dico perché coloro che non hanno avuto la fortuna di studiare potrebbero trovare dei programmi di formazione continua all'interno dei musei. Ho parlato prima dell'avvicinamento dei giovani alle STEM, ma non ci sono solo i giovani ad avvicinare gli STEM, parliamo di transizione tecnologica, abbiamo anche degli adulti che magari in quello non sono formati, che potrebbero trovare all'interno dei musei dei corsi, fatti ovviamente da colleghi universitari per una diffusione, senza che il museo però
ti richieda in accesso il credito o il credito d'esame o un titolo di blocco. Cioè, io vedo davvero i musei come dei presidi di libertà e di formazione che possono essere in prima linea all'interno della società, e penso che dobbiamo trovare delle modalità di collaborare sempre di più, di creare dei ponti fra il mondo accademico e noi che siamo in prima linea, per sviluppare anche dei corsi di formazione. Certo, come dicevi tu, e sono perfettamente d'accordo, a livello di formazione di terzo livello e postdottorale, ma in un'ottica, secondo me, onnicomprensiva, che parta dalle scuole superiori per arrivare poi alla formazione continua. Su questo aspetto avevo anche un'altra domanda, però mi hai parzialmente risposto, allora la ricostruisco. Hai una bilancia su un piatto, hai fondi che ti permetterebbero di, diciamo, di arricchire l'offerta del tuo museo, e sull'altro piatto hai la sensibilità delle persone, cioè persone che ad un certo punto capiscono il valore del tuo lavoro e dei tuoi colleghi, ovviamente. Quale dei due piatti vorresti appesantire? Sicuramente quello del capitale umano è importantissimo. Io continuo ad insistere, la squadra è ciò che fa il museo. Io l'ho detto più volte, mi piacerebbe diventare il direttore invisibile, in cui finalmente si cominciassero a valorizzare i curatori e tutti coloro che lavorano all'interno di un museo. Quando io penso al Metropolitan di New York, non mi viene neanche in mente il nome del direttore, ma mi viene in mente il nome dei capi dipartimento, dei curatori, che sono coloro che portano avanti la ricerca. Io peraltro ho una policy al Museo Egizio diciamo non acquisition policy. Noi non compriamo oggetti in questo momento, non li compriamo per problemi etici, è molto difficile comprare antichità. Non li compriamo anche per un problema etico inerente alla nostra collezione. Abbiamo il 60% della collezione non pubblicata, e allora il nostro dovere è pubblicarla, studiarla, e allora se potessi trovare un tesoro nascosto, lo dedicherei immediatamente per far partire, per poter assumere dottorandi, ricercatori, per metterli a studiare, perché loro faranno la differenza, cambiando un attimo anche l'ontologia del museo, ovvero lo stupore che il museo ti può creare. Non è semplicemente avere una nuova opera d'arte da esporre, ma avere nuove storie legate a quell'oggetto che tu magari hai visto molte volte, ma che adesso è stato studiato, pubblicato, ricontestualizzato, e ti può narrare la sua biografia. Quindi, senza ombra di dubbio, investimento in capitale umano. Saltiamo un attimo al discorso del direttore, come l'hai definito, direttore trasparente, no? Direttore invisibile. Allora, io sono stato 8 anni all'estero e sono appena rientrato in Italia, e c'è una cosa che ho notato immediatamente, che con l'avanzamento di carriera il numero di attività che, tra virgolette, trascendono un po' da quello che per cui noi siamo stati ritagliati, tra virgolette, io faccio il ricercatore, cominciano piano piano a superare, insomma, una soglia di guardia, nel senso che il numero di lavori non legati alla ricerca vera e propria cresce tanto, e chiaramente bisogna portarli avanti. Ecco, siccome, insomma, so che tu, appunto, come ci hai detto, lavori anche sul campo, come fai a conciliare queste due vite? Il direttore del Museo Egizio più importante sicuramente d'Europa, probabilmente del mondo, forse escludendo quello del Cairo, e appunto la tua attività di ricercatore. Hai messo proprio il dito nella piaga. Questa è la domanda più dolorosa. Guarda, io dico ormai che sono un analfabeta di ritorno, non riesco più a scrivere, perché per scrivere bisogna leggere, e per leggere bisogna avere tempo. Quanto sogno poter andare in biblioteca e chiudermi all'interno della biblioteca. Non faccio nemmeno a tempo tutte le settimane, cosa che riuscivo all'inizio, ma gli impegni sono tantissimi, a vedere i miei ricercatori. In genere al venerdì facciamo un'ora di riunione con i ricercatori per capire quello che stanno facendo, eccetera. Ed è un momento per me bellissimo,
e anche poi di grande sofferenza, perché poi loro se ne vanno dal mio ufficio e vanno in biblioteca, io invece devo tornare a parlare con l'avvocato, guardare il budget, parlare con lo strutturista, vedere i problemi di sicurezza, vedere quali sono i problemi con i custodi, eccetera. E la bilancia ovviamente non c'è più, perché quando sei direttore generale da te dipendono non solo i ricercatori, ma dipende tutto il personale del museo, con tutti i servizi che il museo fa, quindi dal dipartimento gestionale, amministrazione, fundraising, comunicazione, collection management, ufficio tecnico, e quindi tu devi cercare di dare la giusta attenzione a tutti e valutare poi tutti i progetti. Fra l'altro, rispetto all'estero, anche con un'ottica molto piramidale delle decisioni, cioè il direttore è il responsabile civile e penale delle decisioni che vengono fatte, quindi io passo alla sera a firmare autorizzazioni, perché sono io che devo mettere la firma, ma firmare significa ovviamente leggersi i documenti, capire cosa viene nei documenti, capire la responsabilità che ti assumi quando prendi una determinata decisione. Quindi io sogno un futuro, spero non lontano, in cui le cose possano cambiare per quanto riguarda la mia carriera, ed è il seguente sogno. Io ho vissuto 17 anni in un paese calvinista, che è l'Olanda, e il calvinismo abbassa le gerarchie. Per cui è una delle cose a cui non riesco ad abituarmi in Italia, che mi chiamano direttore, dottore. In Olanda io ho incontrato il re d'Olanda, e quando l'ho incontrato gli ho detto sua maestà, gli ho detto no, chiamami pure Wim, mi chiamo Willem Alexander, quindi addirittura col diminutivo, chiamami Wim. Allora a me piacerebbe un domani, spero non troppo lontano, in cui ci possa essere qualcuno che venga a prendere il mio posto, venga a fare il direttore, e io posso invece ritirarmi nel mio angolino ad andare a fare il curatore, a tornare a fare la ricerca, a tornare in biblioteca, a tornare a leggere, perché a volte mi sento un po' come il bambino che entra in pasticceria e non può toccare i cioccolatini perché è a ferra di dieta. Allora io sono in uno dei posti più importanti dal punto di vista della conservazione della cultura materiale e non ho il tempo per studiare e pubblicare la collezione, perché ad altro mi devo occupare. Ecco, spero che questo paese mi consenta di fare un passo indietro. Ricito l'Olanda. L'Olanda è il paese in cui la regina abdica e non diventa regina madre, diventa principessa. Si può fare anche un passo indietro nella carriera. Noi in Italia abbiamo un'ottica molto di crescita, invece uno può davvero aver fatto un lavoro al servizio dell'istituzione per cui lavora e poi chiedere di tornare indietro e magari di tornare a dedicarsi a quello per cui ha studiato. Quindi, diciamo, se tu adesso avessi una bacchetta magica e potessi scrivere un desiderio, questo sarebbe il tuo, sì, il vorrei tuo essere ricercatore a vita al Museo Egizio. Ok, benissimo. Senza con nessuna direttore. Responsabilità, senza nessuna responsabilità decisionale, eccetera, con un direttore che deciderà quello che vuole decidere. Permettimi di dire, con il direttore altrettanto illuminato. Ti ringrazio. Domanda, secondo me, fondamentale: qual è il consiglio che dai ai giovani? Cosa ti sentiresti di dire? Un consiglio duplice: da una parte di seguire sempre le loro passioni senza avere paura, dall'altra di essere consapevoli che non esiste carriera, non esiste la bacchetta magica, che la passione è un ingrediente fondamentale, ma l'altro è la professionalità, e la professionalità si raggiunge con fatica. C'era il mio professore di egittologia che diceva sempre: non è bello studiare, è bello aver studiato. Sappiamo tutti la difficoltà di affrontare, di mettersi in gioco, di dover fare gli esami, di cadere e di rialzarsi. Ecco, molto spesso non viene posto l'accento sulla fatica nei processi, invece è un elemento fondamentale. Costa molto fatica, studiare è bellissimo, ti dà l'indipendenza, ti dà la possibilità di avere un pensiero critico, però richiede anche un impegno costante e non pensare che ci siano delle scorciatoie. Però se uno poi mette insieme questo binomio, passione,
fatica, essere pronti al sacrificio, essere pronte al fatto che ti vengano sbattute delle porte in faccia, io sono convinto poi che si possa arrivare al successo. Il successo, vada bene a mio giudizio, non è il ruolo o il posto di lavoro che si può avere. Il successo è avere la totale indipendenza di pensiero. Poi da umanista io ho per me è leggermente più facile rispetto ad alcuno, a qualcuno che si occupa di scienze dure, nel senso, voglio specificare quello che dico. Se domani il consiglio di amministrazione mi licenzia e io non sono più il direttore del Museo Egizio e per mantenermi devo tornare a fare lavori che ho fatto in passato e ne ho fatti di più vari e devo andare a lavorare in un bar anziché in un hotel, io posso continuare ad essere egittologo, alla sera posso continuare a scrivere i miei articoli, posso anche dare il mio contributo alla crescita della disciplina. Ecco, non innamorarsi tanto dei ruoli, ma amare davvero la disciplina. Il professore Van Balsen, che è stato il mio mentore, colui che mi ha insegnato tutto e continua ad essere, adesso è diventato mio grandissimo amico. Mi ricordo un giorno, mentre stavamo discutendo su un argomento della tesi, io gli chiesi, ma secondo te, se mi occupo di questo, ho più prospettive di lavoro? Lui si arrabbiò moltissimo, perché disse, questa è la domanda sbagliata. La cosa che ti devi chiedere è, alla fine della mia ricerca, e hai abbastanza passione per portare avanti questa ricerca, perché avrai momenti di delusione, momenti in cui ti troverai in un vicolo cieco, momenti in cui dirai, ma questo libro non mi porta da nessuna parte, quello che pensavo in realtà non è così. Alla fine però di quel percorso, pensi che potrai aggiungere anche una nota a piedi pagina al sapere egittologico? Nel caso la tua risposta sia affermativa, allora non devi aver dubbio nel farlo, perché il tuo contributo sarà di aver fatto progredire la disciplina anche in un minimo passo, ma prima di te si era fermata lì, adesso magari ha fatto 0,1 millimetro ed è andato avanti. Ecco, questo penso che debba essere il drive di chi voglia intraprendere una disciplina e fare ricerca. A mio giudizio, e penso lo possa condividere anche tu, non lo so, non esiste lavoro più bello di quello di fare ricerca, di interrogarsi poi alla fine su chi siamo. E la ricerca, come dice Harari, è forse l'aspetto più importante di quello che possiamo chiamare adesso una religione laica, ed è sempre alla base della curiosità che ha l'uomo e della necessità di dare un senso alla nostra esistenza. Grazie Christian per questa splendida discussione. Adriano, grazie mille a te, è stata una bellissima occasione di scambio e di confronto e spero che possa essere l'inizio di un percorso di collaborazione che veda, perché no, le nostre istituzioni affrontare anche progetti futuri, intraprendere linee di ricerca comune, sarebbe molto bello. Grazie davvero. Per creare il museo del futuro è necessario sfatare il mito che vede gli umanisti incapaci di misurarsi con le sfide della modernità. La ricerca scientifica e le attività museali sono profondamente intrecciate e l'archeologia richiede un'apertura a un dialogo sempre più profondo e libero. Vi aspettiamo al prossimo viaggio, su Sidecar. Sidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, e della SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione Simone Negri. Una produzione Dopcast.